La cerimonia finale della settima edizione del Festival della Teologia Incontri si è tenuta nella Chiesa Madre di Sant'Arsenio. Si tratta di un festival che si svolge nei mesi estivi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni e che assegna annualmente il premio Incontri ad una figura di spicco della vita pubblica nazionale che si è distinta in relazione al tema dell'anno. E quest'anno il tema scelto è stato l'ecologia ed il riconoscimento è stato consegnato a Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caevano, noto per il suo impegno nella lotta contro i clan e a favore della difesa dell'ambiente. Fra Roger Schulz diceva: quando i fratelli vengono a farti visita vuol dire che ti stanno confermando in quello che stai facendo, anche quando i fratelli ti danno un premio vuol dire la stessa cosa. Incontri, questa parola è bellissima, purtroppo soprattutto in questo periodo ci sono gli scontri, no? Tra gli stati, anche all'interno delle famiglie, della società, e gli scontri fanno sempre male, ma quando una persona incontra l'altro, una parrocchia incontra l'altro, un paese incontra l'altro, questa è una cosa bellissima. D'altronde la Chiesa è chiamata a fare questo, a portare un messaggio che vuol dire chiamare le persone a volersi bene, no? E quindi a incontrarsi. Parrocchia vuol dire chiesa tra le case, io sono parroco e ho sempre detto che la parrocchia, a differenza del santuario, del monastero, del convento, che magari stanno un poco in disparte, è la chiesa proprio che è costruita insieme alle altre case e quindi nelle case deve arrivare il profumo dell'incenso della chiesa e nella chiesa deve arrivare il profumo del fritto di baccalà che si sta facendo nelle case. Il mio vescovo è di Sant'Arsenio e quindi insomma no, Angelo Spinillo, quindi sono venuto qua anche a ringraziarvi per averci dato Angelo Spinillo. Sì, Aversa è una diocesi a cavallo di due province, quindi metà della diocesi, i paesi sono in provincia di Caserta, l'altra metà in provincia di Napoli. Io sto a Caivano in provincia di Napoli, ma la mia diocesi è Aversa in provincia di Caserta, il vescovo è Angelo Spinillo. Un cammino che naturalmente l'Azione Cattolica porta avanti da tempo. Ogni anno abbiamo questo appuntamento della teologia, nella quale durante questa manifestazione si dà un riconoscimento a quelle figure significative della nostra regione o di altre parti d'Italia, ed è anche un modo aggregante. Vengono sindaci da più comuni, persone da altri paesi, e questo ci consente di sentirci una rete, una comunità che è impegnata a edificare il bene comune.